puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Dopo il silenzio, ciò che arriva più vicino ad esprimere l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley, critico e romanziere inglese. Dopo il silenzio, ciò che arriva più vicino a esprimere l'inesprimibile è la musica. La musica è un veicolo straordinario, un veicolo meraviglioso che porta dei messaggi che vanno al di là dell'apparenza, al di là di quello che noi riusciamo ad ascoltare. E mi piace questa espressione che dopo il silenzio la musica è capace di trasmettere cose che non si vedono. Effettivamente da sempre la musica è stato uno strumento per portare un messaggio non espresso, e attraverso la musica possiamo portare e portiamo un messaggio che è più profondo di quello che arriva alle nostre orecchie. La musica può essere usata sia nel bene che nel male, e paragono spesso la musica a uno strumento, a un veicolo che porta, che trasporta e può trasportare cose belle, cose buone e cose meno buone. Se con la musica voglio esprimere l'amore, la passione, la giustizia, sono tutte cose giuste, sono cose buone a suo tempo, ma posso trasmettere anche la rabbia, l'odio, il risentimento. Abbiamo questi esempi continuamente davanti a noi, ma credo che la musica è uno strumento che anche Dio stesso usa per portare la sua parola a noi, per portare i nostri cuori a una riflessione. Perfino in situazioni difficili, quando un antico pastore era stato chiamato a suonare uno strumento per calmare questi momenti di follia di questo re. Ci ricordiamo la storia di Davide e Saul. Davide suonava la sua arpa e questo cattivo spirito che era in questo re veniva messo calmo, tranquillo, si acquietava. Quindi attraverso la musica, senza neanche le parole, la musica stessa aveva la capacità di calmare. E la musica rimane sempre uno strumento importante, ma facciamo attenzione anche a cosa ascoltiamo, da chi viene utilizzato questo strumento per portare che cosa. Facciamo attenzione di che cosa ci nutriamo. Nei nostri giornali abbiamo storie terribili di ragazzi o meno ragazzi che si lasciano influenzare da musiche con tendenze al suicidio, all'omicidio, alla violenza, e queste musiche che di per sé è molto aggressiva, però il problema vero è chi ha scritto questa musica, per che cosa l'ha scritta. Ecco perché è importante che sappiamo scegliere che cosa ascoltare come musica, e anche la musica può essere uno strumento per avvicinarci al Signore. Anche la musica può essere un veicolo per portarci la parola di Dio, e attraverso anche i canti che ascoltate su questa radio voi potete non solo avere compagnia, ma anche ascoltare la parola di Dio messa nella musica, che diventa per tutti noi un'occasione di riflessione e anche di ringraziamento a Dio. Un abbraccio a tutti da Giacomo. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.